In occasione del convegno Early Warning, i casi di successo aziendale a un anno dal lancio del progetto, capiamo quale sia stato il 2017 dell'Unione Industriale di Torino. Il 2017 è andato sicuramente meglio degli anni precedenti, perché noi già da inizio anno abbiamo visto degli indicatori positivi su tutti i settori industriali, quindi la ripresa non solo della crescita delle aziende ma anche la crescita degli investimenti, soprattutto anche sui beni di investimento, su nuova capacità produttiva, anche qualche cosa se non brillantissimo anche in termini di occupazione, quindi la riduzione degli strumenti di flessibilità come la cassa integrazione che sono ridotti al minimo. Anche per il 2018 ci sono indicatori che continuano ad essere in zona positiva, quindi diciamo, pensiamo che questa crescita possa continuare. Ovviamente dobbiamo assecondarla e rinforzarla perché diventi più robusta. Ricordo sempre che l'Italia comunque è sempre il fanalino di coda, seppur con una crescita che è meglio degli anni precedenti. Alcuni numeri dell'anno che si è concluso? I numeri a seconda dei punti di vista, comunque la zona il Piemonte cresce molto bene sulle esportazioni, per esempio, va molto bene il settore dell'automotive, sono andati bene anche gli altri settori, l'unico è l'edilizia che stenta ancora un po' a dare segni positivi, ci sono anche buone prospettive per gli investimenti, quindi per i produttori di macchinari, per le altre industrie, per esempio l'industria della chimica, l'industria altri settori. Quindi è tutto abbastanza positivo, chi più chi meno, soprattutto trainato da un buon export e anche da una crescita interna, con una capacità produttiva che è utilizzata al massimo rispetto agli anni precedenti. Quindi fa pensare anche ad investimenti che possono aumentare la capacità produttiva delle nostre aziende.